Buon pomeriggio e bentornati per questa nuova e ultima diretta della giornata. A breve saremo in collegamento da Palermo con Mario Dell'Oglio, titolare delle omonime boutique nel centro della città. Aspettiamo come sempre qualche secondo affinché un po' di amici ci raggiungano e partecipino con noi a questo incontro. Intanto di nuovo buon pomeriggio a tutti, poi ripeto, oggi è l'ultima diretta della giornata, continueremo in questi giorni, saranno come sempre un condensato di appuntamenti che ci guideranno poi a lunedì mattina, lunedì 18, dove qua in Italia potranno ufficialmente riaprire le boutique, quindi saremo tutti con altri tipi di impegni, altri tipi di situazioni da tenere d'occhio, quindi tanto speriamo di poter arrivare a lunedì con il massimo della forma e delle energie e di ripartire nel migliore dei modi, quindi rinnovo ovviamente i miei auguri a tutti i negozianti che lunedì riprenderanno e a tutti gli amici delle aziende che hanno potuto riprendere l'attività già da una settimana. Ancora qualche secondo e partiremo ufficialmente. Mi sposterò, prenderò l'aereo virtualmente e andrò di nuovo nella città di Palermo a fare visita a Mario Dell'Oglio, quindi questo sarà un appuntamento, credo, interessante, un'altra storia da raccontare. La storia di una famiglia, una lunghissima tradizione che inizia addirittura nel 1890, quindi attraversa diverse generazioni, ormai è arrivata alla quarta generazione con Mario. Ancora qualche secondo di pazienza e entreremo poi appunto nel vivo, inizieremo, daremo il via alla diretta. Ciao Cesare, buon pomeriggio, come stai? Anche te Davide, spero tutto bene, com'è lì a Torino? Vi ringrazio davvero perché in questo periodo di quarantena siete stati in tantissimi a seguire queste dirette, questi piccoli esperimenti e mi fa davvero piacere. Continua la mia opera, il tentativo, diciamo, di cercare di avere più amici possibili che possano condividere con noi le loro storie, che siano commercianti, che siano persone all'interno di aziende e che siano ovviamente anche persone che lavorano nel settore, quindi responsabili o titolari di showroom. Eccoci qua, vedo Dell'Oglio attivo e quindi non perdiamo altro tempo, entriamo nel vivo e andiamo a sentire insomma poi il personaggio di questo pomeriggio. Eccoci qua, Mario, buonasera, buon pomeriggio, caro. Ciao Federico. Ciao, grazie mille davvero di darmi anche tu l'opportunità di fare un tour insieme a un po' di amici, almeno virtuale, all'interno di una delle tue boutique situate nel centro di Palermo. Ne sono molto felice, mi fa moltissimo piacere, quindi proprio grazie a te. No, ci mancherebbe, è importante, ripeto, questo periodo più che mai aver modo di condividere con tutti gli amici del settore le vostre storie, le vostre esperienze. La tua poi è una storia lunghissima, una storia che parte dal tuo bisnonno e quindi è sicuramente un percorso interessante. Tra le altre cose, poi dopo tu porti il nome di tuo nonno, quindi c'è una bellissima storia legata proprio alla città di Palermo, alla vostra famiglia e proprio il vostro amore e legame a doppia mandata con il mondo della moda e dell'abbigliamento. Sei preparatissimo. Ho Sì, studiato è ho, ho studiato un pochino qualcosa, un po' ci conosciamo da qualche anno, diciamo che è vero che sei ancora un ragazzo, ma insomma di strada ne hai fatta e ne hai raccontata e ne hai scritta molto nell'abbigliamento, soprattutto negli ultimi anni c'è stata anche un'ulteriore accelerazione da questo punto di vista per te e per le tue boutique. Ma guarda, ti dico, proprio per la storia, è bello pensare di averla, ma è bello dire come posso allontanarmi da questa storia e costruire una storia diversa.
Perché io, figurati che sono stato un po', come dire, molto giovane e orgoglioso di questa storia all'inizio un po' della mia. Poi però quando ho cominciato a essere solo, cioè nel senso che mio padre non c'era, no, non che non ci fosse più mio padre, c'è stato il passaggio generazionale, ho cominciato a pensare, che cosa sto facendo in questo momento uguale a quello che faceva, che ha sempre fatto mio padre, faceva mio padre, per capire se stessi lavorando su percorsi nuovi e quindi mi stessi cimentando su cose che potevano essere appunto rischiose, ma ovviamente percorsi di innovazione oppure no. E questa domanda è stata ossessiva per molti anni, ovviamente sono passati un po' di anni, però è stata ossessiva perché era importante proprio trarre. Come dire, c'è Lessi un personaggio interessante disse: non bisogna confondere le tradizioni con le cattive abitudini. E quindi a quel punto era importante mettere in campo delle nuove abitudini, no? Indipendentemente dal fatto che fossero buone o cattive, ma perché poi sennò si sarebbe rimasto si rimaneva fermi a quello di bellissimo. Io ho un patrimonio straordinario che mi ha dato mio padre, mi ha dato mio nonno, col quale sono stato fino ai miei 25 anni molto vicino, poi è mancato, ma molto longevo, e dai quali entrambi ho attinto moltissimo su fatti di estetica, su fatti di qualità, su fatti di gusto, che oramai però sono lì, sono parte del mio DNA, ma che non devono essere più, come dire, l'elemento che ti porta avanti. Cioè, sono elementi, che hai e che ti portano avanti ogni giorno, ma che ovviamente non, a cui non fai più un riferimento preciso. Certo, non è facile, diciamo, questo rapporto effettivamente. C'è grande rispetto della tradizione, ma è difficile sia mantenere viva questa tradizione che soprattutto fare un percorso di innovazioni, perché anche se sembra che abbiamo tutti gli strumenti a disposizione, non è davvero così facile governare l'innovazione e poter portare qualche argomentazione nuova in un mondo che sembra almeno esternamente quello della moda, veloce, tanto pieno di ingegno, di innovazioni, ma in realtà dei fatti non è così facile, no? No, non è così facile, però devo dire che è il challenge. Se vogliamo poi fare dei riferimenti precisi per esempio, sull'uomo e sull'uomo occidentale, cioè il nostro uomo, anche da cui continenti o pezzi di mondo come il Giappone hanno preso ispirazione e sono di fatto anche l'evoluzione, il miglioramento del gusto occidentale, no? Del classico, dell'uomo classico occidentale, no? Quindi se partiamo da quello, oggi il grande challenge, se vogliamo, è proprio innovare il gusto classico, che alla fine è fatto di percorsi e oggetti rutinari. Percorsi rutinari degli uomini che hanno visto il papà, il nonno, oppure vedono anche, quindi, come dire, hanno un solco battuto che senza volerlo ripercorrono, o comunque, diciamo, hanno una forte indicazione e pressione a ripercorrerlo, e quindi anche proporre una cosa che sia un'innovazione senza essere uno stravolgimento. Quindi che prenda i punti di riferimento, se vogliamo. Che sono quei punti di riferimento del guardaroba e che li porti avanti evolvendoli, inserendo delle cose che possono proprio far cambiare un po' la prospettiva senza stravolgerla. E non è nel risultato, non è una banalità, perché il risultato è essere un risultato inappropriato, ci stiamo 2 secondi. Ed è questo il challenge che noi, io parlo io, i miei ragazzi alla vendita, i miei ragazzi al buying costantemente si pongono. Cioè quello di proprio di dire ok, io posso fare delle. È chiaro che stiamo parlando di come tu sai, io ho una realtà commerciale anche, come dire, variegata, perché passo da un mondo, tra virgolette, classico, tra virgolette dico classico, che oramai di classico c'è un
contemporaneo, più c'è un atteggiamento di proposta che è molto, per una persona update, ha un mondo molto fashion, per cui, come dire, fatto del mondo delle sfilate, il mondo di quelle cose lì. Per cui andare a comprare il classico in modo contemporaneo, appunto, in modo da dire un classico che non ha. Che ha dei riferimenti sul guardaroba, ma si evolve. E questo penso che sia un tema interessante oggi, perché io vedo quello che sta succedendo con questa fantastica opportunità, per tanti versi fantastica, per tanti versi ovviamente estremamente critica nel senso problematica, con tantissimo dolore, tantissima passione, tantissimo scoramento. Non voglio nulla togliere ovviamente a tutto quello che di gravissimo e di grandemente umano è successo in questi 2 o 3 mesi. Però se vogliamo dire, guardiamo che cosa ci sta dando questo periodo così particolare, è proprio un po' una riscoperta di fatti essenziali, no? Cioè, per cui i rapporti primordiali, cioè primordiali proprio dei familiari, cioè voglio dire l'importanza del rapporto e l'importanza dei rapporti primordiali, degli Sì, importanti. diciamo, questa situazione sicuramente ha veramente creato una riscoperta di situazioni anche agli opposti, proprio agli antipodi, nel senso che da una parte ha fatto riscoprire, come dici te, quelle situazioni primordiali, quindi delle cose effettivamente che dovevano essere già alla base da sempre, quindi rapporti non solo familiari, ma quelli proprio dell'essere umano e dei rapporti umani come centro di tutto. E dall'altra hanno accelerato dei processi alla voglia di scoprire delle nuove forme di comunicazione e di rapporti con le persone, anche proprio dal punto di vista commerciale. Quindi hanno avviato delle dinamiche molto, molto, molto diverse tra loro, nel senso come tutti abbiamo riscoperto delle cose proprio, abbiamo riscoperto nella semplicità quei valori antichi che c'erano un po', avevamo sotto gli occhi, ma si erano un po' impolverati, li avevamo nascosti sotto al tappeto. E dall'altro hanno accelerato un processo alla scoperta e alla necessità a tutti di correre anche verso un modo più moderno di fare anche comunicazione, di approcciarsi in generale anche al mondo del lavoro. Sì, questo sicuramente è tutto un mondo che si aggiungerà e si è aggiunto alle nostre strumentazioni, però su tante cose ci ha portato un po' a essere sull'essenziale della relazione, sui fatti essenziali della vita. E secondo me questo sarà, proprio per la moda, il challenge dei prossimi mesi, forse anni. Cioè l'elemento dell'essenzialità, cioè quanto è essenziale quello che sto acquistando, quello che sto scegliendo, quanto ha, se vogliamo, valori di rassicurazione, valori di sicurezza, per cui quanto mi durerà, quante volte lo utilizzerò, cioè tutte cose che sono un po' venute, no? Perché se vogliamo, noi abbiamo soddisfatto i più alti bisogni della scuola della piramide di Maslow negli ultimi anni, perché ovviamente siamo tornati un po' in basso, perché c'è stata questa mancanza di sicurezza, cioè una mancanza primordiale. E quindi secondo me, ci torneremo su scoprire valori della qualità, valori anche del rapporto al valore di prezzo, che non è un fatto banale, perché noi negli ultimi anni, se vogliamo essere un attimo, guardare un po' la realtà anche da un fermo di 9 settimane, ci siamo ispirati a un mondo veramente tanto, se vogliamo, ricco e consumista, ricco nel senso che non dà più un valore a una cosa in quanto tale, ma dà tanto un valore a fatti, come dire, intangibili, no? Quindi intangibili, quali appunto il valore del lifestyle che acquisti, acquistando quel marchio, acquistando quell'oggetto, quel mondo a cui apparterrai. Tu apparterrai a un mondo, ecco, tutto questo sono bisogni importanti, eccetera, ma dell'estremo lusso. Oggi che siamo tornati invece ad apprezzare il valore della vita, ma della vita, cioè di rimanere vivi,
di rimanere in vita, perché tanti altri nostri connazionali sono purtroppo mancati per una cosa che poteva capitarmi, quindi potevo prenderlo io e potevo anche io ovviamente avere. Quindi insomma questo ci farà, secondo me, ci darà una rimodulazione dei valori portandoci all'essenziale e portandoci un po' alla riscoperta di cose che riscoperta, ritornare un po' indietro su cose che sono Aspetta che hai ricevuto, forse sta ricevendo una telefonata. Aspettiamo solo un attimo. Scusami, ma c'è stato una. No, no, tranquillo, tranquillo Mario. Senti, proprio da questo punto di vista tu, diciamo, anticipi proprio due tematiche delle quali volevo parlare con te. Una, diciamo, ne hai già dato una ampia e completa spiegazione, quindi proprio il discorso dell'etica in questo momento qui, della riscoperta dell'etica e i valori proprio intrinsechi nel sistema in generale. Non parlo solo di sistema moda, ma proprio del sistema vita in generale. L'altra tematica è che diciamo uno dei temi a te cari anche in passato, e quindi non sei arrivato ieri a dire questo qui, che nel momento delle difficoltà bisogna davvero essere in grado di fare sistema. Oggi questo modo di dire è solo una tematica di nuovo tanto inflazionata, o davvero saremo in grado nel sistema moda di fare sistema? Non voglio sembrare marzulliano, eh. Questo è un fatto veramente molto complesso, un tema molto complesso perché soprattutto in Italia io vedo che c'è poi un fatto, se vediamo paesi e paesi, la Francia ha grande capacità di fare sistema e di riconoscersi nel comune interesse, sul perché si è colleghi, perché si fa la stessa attività, eccetera. Proprio c'è, come dire, un fatto di passaggio, di riconoscimento, di alleanza immediato, e tu lo vedi se partecipando a delle dinamiche di vita imprenditoriale francese, come si sono. L'italiano invece, al contrario, ha più diffidenza, no? Ha più diffidenza sul fatto che il bene comune viene meno rispetto al bene proprio perché qualcuno se ne appropria di più di un altro. E quindi non è tanto comune, ma è appunto un'appropriazione di. E allora a quel punto c'è uno spirito molto privatistico, molto personalistico, molto di dire faccio la mia strada e vado avanti da me. Sicuramente, allora, verso determinati fenomeni macro, che sono per esempio ovviamente il dialogare con i grandi gruppi della moda, quali i gruppi francesi che fai conto che, come sappiamo, detengono del lusso, cioè dei marchi, dei 20-25 marchi del lusso detengono un'importante fetta e quota, e peraltro concentrata in capo a due gruppi, due soggetti giuridici, due soggetti economici per cui è questo ovviamente il dialogare con questi marchi che ovviamente sono spostati verso un interesse oramai di retail, cioè quindi di sviluppare una distribuzione attraverso retail laddove possono, quindi negozi diretti, oramai con l'online, perché c'è anche questa è una nuova frontiera importante che il grande marchio ha deciso da qualche anno, ma non tanti anni, perché ci ha lasciato spazio, se vogliamo, fino a un certo punto dell'e-commerce, ma poi se ne è voluto ovviamente e giustamente appropriare, cioè quindi ha fatto ovviamente investimenti importanti nell'e-commerce diretto. E tutto questo ovviamente perché il mercato vogliono, giustamente, nel senso, fossi io al loro posto, probabilmente ragionerei alla stessa maniera, non so, dovrei trovarmici, però capisco qual è il percorso di ragionamento, che quindi vede dire, ok, io direttamente vado sul mercato, ci vado attraverso i miei negozi, ci vado attraverso il mio e-commerce, a questo punto
posso arrivare a Palermo al consumatore che mi ama direttamente e quindi alla fine, come dire, riconfiguro il rapporto che ho con il mio, col mio riferimento su piazza. Lo riconfiguro perché lo posso, come dire, ridimensionare, lo posso tenere di un presidio formale, un presidio così di forma, un presidio, e quindi non curare determinati aspetti e lasciarli un po' andare. Questo sicuramente è un tema importante, che sull'aspetto di fare squadra, sull'aspetto di essere, come dire, di essere un pool diverso, cioè da un approccio diverso, nel senso che se io mi pongo a questa problematica da commerciante palermitano che lavora su una piazza di Palermo, lavora con un network e-commerce diretto attraverso anche una piattaforma, eccetera, è una cosa rispetto al fatto che possa essere parte di una catena quindi con un collegamento e con una condivisione importante di cose concrete, per cui di assortimenti, di disponibilità sull'online, di scelte strategiche su come affrontare il mercato internazionale. Chiaramente questo è diverso e allora questo apre un percorso, apre una dimensione che è veramente diversa e che secondo me è un po' necessaria perché oggi la cosa bella di questo challenge che tutti noi abbiamo fronteggiato con questo lockdown, eccetera, è che è il momento delle scelte. È il momento delle scelte perché hai due motivi importanti. Avrai la pressione economica e finanziaria dietro di te, che ti spingerà veramente fortissimamente a prendere delle decisioni, perché se fino a questo momento hai tenuto, diciamo, in un buon equilibrio, però consapevolmente precario dico non perché non avessi i risultati giusti, ma perché dipendessi da fattori che non puoi controllare e non riesci a controllare, quali la forte dipendenza appunto da marchi che hanno delle scelte talvolta ovviamente molto discordanti con le tue, nel senso che se decidono di fare la distribuzione diretta sulla piazza ti tolgono il marchio, se decidono di andare direttamente sull'e-commerce ti ridimensionano le quote di budget che ti hanno dato fino a quel minuto e tu quindi di conseguenza devi. Da questo punto di vista, quindi una delle più grandi sfide, diciamo, per voi anche che avete collaborazioni con questi grandi nomi, è quella di tornare, come dicevamo, alle origini e quindi tornare a fare maggiore ricerca di prodotto e, diciamo, ridare una forte identità alle proprie boutique che non sia esclusivamente dipendente da poi i brand che avete all'interno. Federico, hai anticipato proprio quello che stavo per dire, che alla fine devi arrivare a questa scelta curando questi due canali in modo molto importante. Il primo canale che è quello proprio della boutique. Il rapporto con la persona, il rapporto con le persone, riprogettando un mercato. Perché ricordiamoci che una cosa che mi insegnò un personaggio che è fantastico, ho incontrato molto giovane, mi disse: ricordati che l'offerta forte fa il mercato forte. Quindi quando tu investi sulla tua offerta in modo potente, e quindi, ma da tutti i punti di vista, cioè dal punto di vista della ricerca, dal punto di vista dell'assortimento, dal punto di vista del servizio, dal punto di vista dell'esperienza, fai il mercato forte. Ovviamente non è un progetto che vede i numeri crescere come, se, come in un mercato di, diciamo, azionario. Ma i numeri crescono e però crescono con un altissimo livello di fidelizzazione, con un altissimo livello di passaparola, con una proprietà, cioè, del cliente, cioè proprietà nel senso proprietà della relazione, proprietà non che noi siamo proprietari di nulla, attenzione, ma tu sei, come dire,
hai il piacere di avere costruito quella relazione, e quella relazione, come dire, ti viene riconosciuta dal cliente, in modo, e quindi questa relazione ti ritorna, ecco, in termini, qualcosa vuoi proprietà, in termini di fedeltà, perché questo crea relazioni fedeli e crea fondamentalmente soddisfazione al cliente, cioè la soddisfazione che si ovviamente ritorna nella fedeltà. Perché appunto uno dei temi che abbiamo affrontato durante queste giornate, queste chiacchierate, è proprio forse il ritorno a una centralità del punto vendita come punto di riferimento anche proprio per una comunità locale, per una clientela locale. Quindi mentre se da una parte c'è stata fino ad oggi una grandissima accelerazione e voglia di andare verso l'online e in questo momento tanti ancora parlano di online, forse vediamo che sta anche i nostri amici di piccole province che hanno lavorato con realtà piccole, un pochino più racchiuse, che hanno sempre guardato il loro, ma che oggi anzi si sono affacciate più a dare ulteriori servizi alla propria clientela, quindi abbiamo visto anche il delivery, le consegne a casa, stanno riuscendo a fronteggiare questo momento in una maniera molto interessante. Anche senza l'effettivo utilizzo della tecnologia intesa come vendita online, che ripeto, rappresenta un elemento molto importante, come abbiamo ascoltato e sappiamo da molti player importanti come anche sei tu, ma di contro sta anche un po' strozzando alcune attività, permettimi questo termine, perché si entra poi in un circolo che non è più tanto virtuoso, ma più Sì, vizioso. sicuramente anche questo è un elemento importante delle scelte che secondo me dovremo fare nel futuro, quantomeno dovremo essere consapevoli nell'affrontare, è proprio il problema perché l'online, se inizialmente ci ha portato, io ho cominciato nel 2011, quindi oramai sono quasi 10 anni, se da un lato all'inizio ti ha portato, come dire, ti ammortizzava una quota del tuo stock, per cui tu dicevi, ah, ok, guarda, sono contento che alla fine un 20% riesco a farlo, insomma, riesco a venderlo attraverso l'online, quindi tutto sommato mi riesco. Poi a un certo punto abbiamo cominciato ovviamente a cavalcare tutti quelli che hanno avuto la possibilità, l'intuizione, la voglia, il coraggio, eccetera, di farlo. Abbiamo cominciato a cavalcare un po' un cavallo che si vedeva essere molto prestante, molto, come dire, che aveva high demanding, cioè, e quindi siamo andati tutti molto, ci siamo spinti su questa cosa, che ha dato ovviamente delle grandissime opportunità. Ma ovviamente, come tutti, il mercato dell'online è un grandissimo mercato altamente competitivo sul prezzo, perché ora lasciami passare il termine, è un po' provocatorio, ma proprio per quanto riguarda molte cose, e anche per online è un grande hard discount. Per cui, dove tu, se fai degli investimenti finalizzati a una vendita online, per cui se hai un budget di acquisto finalizzato alla vendita online, sai già che devi essere uno che sa molto fare delle leve, la leva prezzo la deve usare. La leva prezzo in assoluto, perché parlo di leva prezzo, cioè significa di perdere una quota del margine. Anche attraverso il fatto che scegli di vendere attraverso una piattaforma, perché è la stessa cosa: se tu vendi attraverso una piattaforma, già devi mettere in conto che la piattaforma fa un grande lavoro per te e te lo fa pagare Certo, tanto. certo. E quindi a quel punto le quote di margine si riducono drasticamente, laddove a volte tu ti sei esposto tanto e le previsioni non le hai fatte, come, ovviamente con tutti gli strumenti, perché ti sei un po', come dire, lanciato sul mercato che è un po' out of the blue, e logicamente a volte poi sei molto portato a dover, molto portato, sei costretto a dover fare delle leggi sul prezzo, e quindi alla fine gli aspetti di diciamo, a volte di marginalità, nonché di profittabilità, nonché di se vogliamo, ecco, andare poi a una cosa molto, molto essenziale, gli aspetti di sopravvivenza a volte devono essere rivisti, devono essere costantemente tenuti sotto monitoraggio. E questo logicamente è il mercato online. Io non dico che non bisogna stare sull'online, dico assolutamente, cioè oggi come dire, sarebbe come quelli che dicono non vado in aereo, no? Sai, ogni tanto si entra. Certo.
Condivido, Vabbè. qui è un, è proprio un No, no, discorso, proveremo. Bene. è un discorso di avere le assolute capacità e, di, le capacità e la professionalità per poterci stare. Quindi tanti stanno criticando, stanno vedendo che poi il rischio grande per molti di voi è stato quello poi di, in taluni casi, per correre dietro all'online che ha e necessita di tanto impegno, di tanti sacrifici economici, anche ovviamente fisici, di struttura di team, di poter rischiare di perdere d'occhio poi il punto vendita del... Abbiamo qualche problema di linea con Mario, adesso andiamo a recuperare. Ancora qualche secondo, si è interrotta la comunicazione per qualche piccolo problema di linea, ma a breve lo andiamo subito a recuperare. Eccolo qui. Si era persa la comunicazione. Eccoci qua. No, no, ma figurati. Comunque diciamo che hai, per quanto mi riguarda, espresso bene il concetto. Come chiudevi te con la battuta, giustamente oggi pensare di non guardare anche l'online sarebbe come dire che oggi non prendiamo l'aereo, insomma. Quindi sono degli strumenti, ripeto, sono degli strumenti che possono aiutare assolutamente il business a migliorare determinate situazioni, vanno però correttamente guardati con la dovuta attenzione, perché comunque necessitano di professionalità e di grande impegno sopra, e quindi questo è un elemento, diciamo, da sottolineare, che pochi magari sottolineano, ma non è lì sul web la risoluzione di tutto. Tutto parte poi dalla grande capacità e professionalità di ognuno di voi. Quindi è assolutamente, anche perché proprio la gestione di un online da molti punti di vista, se vogliamo, almeno sui costi iniziali e sui costi di gestione, cioè è più alta di un negozio. Cioè tu puoi fare un negozio e avere quattro collaboratori, un negozio anche di 200 metri, riuscire a gestirlo bene. Se vogliamo spostare la stessa cosa sull'online, hai difficoltà, perché dall'online hai una certa barriera all'entrata, cioè nel senso che devi entrare già con un progetto strutturato tale per cui alcuni costi riesci ad ammortizzarli e quindi di conseguenza a superare un determinato, per cui insomma è un po' più impegnativo, ecco, se vogliamo fare questo parallelismo col nostro mondo del tradizionale rispetto al mondo dell'online. Senti, ripartendo da argomenti più leggeri, appunto, parlavamo di una lunghissima tradizione, quella della vostra famiglia, di un legame forte con la città di Palermo e in generale con il discorso dell'eleganza. Tu poi, effettivamente, quando sei entrato in azienda negli anni 90, dopo il tuo percorso di studi, proprio hai cercato di fare quello che anticipavi all'inizio, quindi nel rispetto della tradizione, ma cercare subito di portare innovazione, quindi hai aperto un negozio differente per cercare di portare contemporaneità a un negozio che viveva ovviamente di un retaggio molto classico. Guarda, io aprivo, vabbè, il mio primo negozio l'ho aperto nel 90, quando ancora era una piccola, ero molto giovane, 20 e qualche anno, per cui insomma, ma io poi ho aperto il negozio che fu nel 99, perché di fatto il negozio che ancora è aperto, che è il mio negozio di Oliberto Uomo, e fu il primo negozio in quel periodo. Io mi feci viaggiare tanto, per cui ero molto preso, e fu, metti che Colette era aperta da pochi anni, tipo 2-3, una cosa da pochissimo. Io andavo ancora a Parigi, non aveva l'importanza per noi che aveva, era sempre importante, c'era il Sam, c'erano altre cose a Parigi, si andava a Parigi con altre.
E io andavo sempre da questo coletto che vidi proprio aprire, per cui mi faceva impazzire questo fatto che c'era questo concept store con sotto c'era il bar, il ristorante, insomma, poi vendeva questi oggetti di design, dall'accendino alle cose, ancora erano semplici oggetti di design, non si parla delle. E quindi, molto preso da questa cosa qua, dissi, ma io voglio fare un negozio così, eccetera, e feci questo negozio che è in via Libertà, che non aveva più una cosa fondamentale, non aveva più l'assortimento visibile. Cioè, tu in sostanza non vedi, è un negozio grande, quindi un negozio di 300 metri, un negozio che è anche particolare, perché è in una struttura classica in cui ci sono i tetti a le volte, per cui in cui non c'era assortimento, non vedevi l'assortimento, per cui la gente che era a vedere tutte le camicie esposte, tutte le giacche esposte, tutte le cose. Arriva in quel negozio lì e proprio venne stravolta dalle. Mi ricordo che ci fu un mio cliente, che era cliente del mio negozio, quello che aprì qualche anno prima, che appunto non è questo negozio dove sta adesso, che è il negozio storico, eccetera, che però era il negozio dei giovani, effettivamente, il negozio dei 25enni, dei 30enni, per cui. Che entrò in questo negozio, si fece il giro e disse: questo negozio non sarà mai il mio negozio, sembra una nonna con la minigonna, non potrà mai andare bene. Mi disse proprio, fu terribile, per me fu uno dei tanti commenti micidiali che ebbi all'inizio. Ecco, da quel momento, sulla mia piazza, si cominciò a cambiare il gusto dell'arredamento delle case. In concomitanza a una casa di persone, eccetera, che venne stravolta, per cui venne buttato via il classico, quel gusto un po'. E si andò verso, sono stato uno dei tanti anticipatori, però che ebbi 2 anni di grandissime difficoltà. Grandissime difficoltà, perché far entrare persone in un posto dove tu fai vedere una camicia, un pantalone, una maglia, insieme, poi un'altra camicia, un altro pantalone, un'altra maglia, perché già davi una proposta, ma davi come dire, tutto l'assortimento. E quando ti dicevano: no, aspetti, le faccio vedere le cose, andavano dentro il magazzino a prenderle, tutti erano stravolti. Dice: ah, no, ma a me io non mi trovo in questa niente. E abbiamo avuto questi anni micidiali. Io ero giovane, per cui a quel punto la mia capacità di tenuta è stata, come dire, perché effettivamente dalla città non ebbi risposte immediate. Però, insomma, uno dei racconti, insomma, divertenti, che alla fine lo dico soprattutto per tutti quelli che si sentono, come dire, hanno la paura di dire, facciamo un passo nel buio, facciamo il passo nel buio, perché è il momento per farlo, e poi Il in modo questo per momento farlo, sono. sicuramente noi qui, perlomeno in Italia, non abbiamo tanto la cultura del fallimento. No, non abbiamo la cultura del fallimento, e soprattutto abbiamo anche poco la cultura di credere nel fatto che siamo noi stessi generatori di soluzioni. Aspettiamo sempre che le soluzioni vengano dall'esterno o da qualcun altro che ha fatto prima di noi quel lavoro lì e ha trovato le sue soluzioni. E quindi lo andiamo a copiare, ci andiamo sul suo battuto, ci andiamo sulla sua terra. Allora, a quel punto, mentre invece no, noi siamo straordinari, ma dobbiamo credere di essere. Il problema, il passaggio che manca a volte è proprio questo, il fatto di credere di essere straordinari nella capacità di generare soluzioni. Di generare e di credere che le soluzioni che stai generando possono avere, hanno dei risultati, possono darti risultati straordinari. È chiaro che tutto questo è anche nella logica dell'attenzione, dell'ascolto costante, perché generare soluzioni innovative vuol dire anche ascoltare subito che cosa succede e dall'ascolto essere subito recettivo anche al cambiamento, al micro macro cambiamento, all'aggiustamento, all'evoluzione di: ah, guarda, sì, hai ragione, effettivamente mi stai dando un'altra prospettiva, un attimo cambio quest'altra cosa, e così via. E questo, secondo me, è un fatto estremamente importante su cui noi dobbiamo proprio credere che sia la nostra strada, perché sul fatto della creatività.
creatività, dico, ah, gli italiani sono grandi creativi, sono qua, là, qua. Ok, però guarda caso, ora mi dispiace doverlo dire, guarda caso, questi creativi diventano grandissimi creativi quando vanno in delle realtà strutturate che li sanno fare funzionare straordinariamente e prendono la loro creatività, l'acquisiscono, la rielaborano, la fanno diventare un progetto straordinario. E, no, e sai, puoi capire benissimo a chi mi riferisco, no? Quindi, perché se tu vedi progetti contemporanei, contemporanei parlo lasciando stare ovviamente tutto il rispetto al grande, e a tanti altri grandi, se tu guardi i progetti contemporanei che possono dire essere dei progetti fatti da creativi italiani che li hanno iniziati e portati all'apice nell'ambito di un tempo non tempo breve, perché se pensi il successo, in quanti anni è cresciuto Giorgio Armani, quanti anni sono cresciuti anche marchi come quelli francesi, sono tempi, non sono tempi, diciamo, tempi brevi. E vedi che alla fine oggi in Italia non ci sono realtà per cui dici, ah, effettivamente c'è una realtà così Allora, perché questo? Non perché manchi la creatività, non perché manchino gli ingredienti separatamente presi a fare un'impresa e un progetto di straordinario successo, ma che evidentemente non si sanno amalgamare per fare un risultato. E questa è una cosa diciamo, su questo dobbiamo riflettere tutti noi, il Da primo come questo punto di io. vista, sicuramente questa è un'altra sfida, nel senso che, detta malamente, una delle più note riviste, no? Che supporta la creatività, diciamo, dei giovani, quindi è partner e ha anche un percorso a livello di premi, di organizzazione di eventi per questi giovani creativi, per i nuovi talenti. E poi oggi la difficoltà è che poi non esistono delle reali strutture che supportino poi questo tipo di creatività, e quindi se non c'è, appunto, come dicevi te, un'azienda alle spalle ben organizzata, molti di loro finiscono o nel dimenticatoio o devono lottare con le unghie e con i denti per poter trovare nuovi supporti. Ma sì, sull'aspetto dei nuovi talenti io appunto apriamo un altro, sui giovani nuovi talenti apriamo un altro capitolo, perché su questo io ho fronteggiato tante volte questo aspetto anche dal punto di vista proprio di creare della progettualità, dei supporti, eccetera, e purtroppo devo dirti che da un certo punto di vista, il nuovo talento pensa di poter di dire io cosa faccio? Io voglio fare lo stilista e comincio a fare lo stilista. E invece è proprio tutto l'opposto, cioè nel senso tu devi cominciare a fare l'artigiano, devi cominciare a fare l'artigiano di quello che sa costruire un capo, lo sa creare e distruggere. Creare e distruggere con grande abilità, variazioni a quel capo che sono. Allora, poi fatto questo per tantissimo tempo e ossessivamente, essendoti fatto conoscere per questa micro abilità che sia legata proprio a un ambito molto specifico e molto però di grande capacità proprio creativa, ma creativa con le mani, creativa non creativa col pensiero, faccio una collezione. Dopo arrivi a, puoi arri potrai arrivare a fare una collezione. Io dico per tutti, il percorso di Margiela, che secondo me che è un percorso di un personaggio ossessivo, ma che partiva proprio dalla distruzione di oggetti e della ricostruzione di oggetti per andare all'essenza. Allora sì che poi lì lui è diventato un grande stilista. Per cui arrivare a dire io sono un grande creativo, ora faccio una collezione. No, tu devi cominciare a fare, se vuoi, se hai questo tipo, devi andare a lavorare con piccoli elementi, lavorare su questi e cambiarli, modificarli, contaminarli, prendere mondi diversi e rimetterli lì. Ma in un piccolo, dopo che hai fatto questo per anni, ovviamente, a quel punto ti sarei fatto un'idea di una tua estetica, un'idea di allora appunto potrai esprimerti in un mondo che è la collezione.
in un mondo che è ampio, perché la collezione c'è una proposta ampia, c'è una proposta di un tuo lifestyle. Cioè, stai dicendo, ok, io non puoi farlo da giovane, cioè da giovane, pochissimi sono, ecco, quelli che l'hanno fatto da giovane, e comunque sono pochissimi, perché ora, se vogliamo andare anche ai grandi della storia diciamo dello stile, sono tutti nati dall'apprendere come è la costruzione del capo che fa la bellezza del capo, come si costruisce, e poi da lì costruiscono l'estetica, perché l'estetica e la costruzione sono due. Ma prima viene un attimo la costruzione, prima viene fatto e lavorare su quell'aspetto lì. Io penso che in questo senso hanno molto, giustamente, attenzione, giustamente detto, si sono, tutte le scuole di stilismo, di stilisti, che ce ne sono moltissime, ce ne sono, hanno molto venduto un'illusione, giustamente, perché vendevano l'aspetto scuola, cioè il fatto che io ti insegno, sono scuola di, e quindi come tale ho anche della professionalità, perché ti porto professori di grandissimo spessore a insegnarti e fare dire, ma quanto poi alla fine questa scuola ti facesse venire fuori con una strumentazione per, il passaggio è ancora, secondo me, da discutere, insomma, da vedere. Te lo dico anche, devo dire che lo dico questo sulla mia proprio esperienza concreta, cioè nel senso che di concorsi fatti su giovani stilisti, di valutazioni sulle loro proposte. E alla fine vedi come questa illusione di diventare uno stilista ne è uscito quasi da una scuola di cioè sia proprio un'illusione, cioè non c'è la maturità, non c'è quella cosa lì. Allora il percorso dovrebbe essere un altro. Sì, infatti anche questo qua era proprio uno dei temi, c'è forse necessità proprio che i sogni, sì, i sogni sono una cosa bella, ma servirebbe tanta concretezza anche proprio da chi organizza queste, non solo le scuole, ma anche, ripeto, queste importanti riviste, questi concorsi che ci sono, perché poi sembrano un po' delle situazioni fine a se stesse e quindi manca molta poca concretezza. Infatti, Sì, ma gli ultimi che sono venuti fuori nel recente è perché hanno delle grandi capacità dal punto di vista creativo, sono molto capaci dal punto di vista anche di raccontare le storie, ripeto, perché è vero saper costruire delle situazioni, ma ripeto, io porto totale rispetto, tu poi ne hai diversi all'interno di questi brand che magari hanno meno contenuto dal punto di vista proprio della costruzione di una giacca, ma molto ma poi dallo studio di avere grandi capacità in termini di marketing, ma poi hanno trovato e sono stati bravi a trovare delle strutture dietro che poi fossero in grado, come dicevi te, di dargli il reale supporto nella produzione e nella distribuzione delle proprie idee. Ah beh, sì, questo, da questo punto di vista assolutamente dobbiamo distinguere completamente, cioè, dal reale fare lo stilista dal fare un bravo stylist, oppure dal fare un bravo, come dire, network per una community, cioè network, parlo di collettore Sì, nel tra. senso che comunque oggi è sicuramente importante ed è un plus se uno è creativo veramente nel vero senso della parola e soprattutto, come dici te, ha l'arte nelle mani, quindi di saper plasmare qualcosa, ma è altrettanto importante davvero la capacità di saper leggere il mercato e quindi di saper fare suo e trovare soprattutto le risposte a delle domande che non sempre sono così palesate dal mercato, bisogna saperlo leggere, quindi queste sono delle doti e delle qualità che non possono essere messe in discussione e che oggi anzi rappresentano proprio un elemento chiave, no? Perché poi il mercato è tanto cambiato, si è tanto evoluto. Senti, prima dei saluti, se riusciamo sarei felice di poter far vedere, buttare un occhio io e far vedere agli amici un pezzo della tua boutique. Allora, noi qui siamo intanto, questo qui è il nostro. Vediamo se riusciamo, se il wifi ci assiste. Sì, eccoci, ci abbiamo ritrovato. Questa è la zona del primo. Qui facciamo, questa è la nostra boutique da uomo, non so se riuscite a vedere, ma in cui
Sì. È una zona di privé dove accogliamo i nostri clienti che vogliono stare un attimo a pensare e avere le nostre proposte, con il giusto tempo per guardarle, per pensare. Questo è quindi sempre parte della nostra boutique che, Sì. come vedi, dunque questa devo dire una piccola nota. Ora vediamo se Allora, guarda. riusciamo a Sì, prendere. guarda, aspettiamo qualche secondo che il wifi e la linea, diciamo, si assesti in maniera tale che riusciamo a vedere tutti bene in maniera chiara le immagini. Vediamo se riusciamo e siamo fortunati da questo punto di vista che la tecnologia per qualche minuto ancora ci dia supporto. Un secondo solo, Mario, non so se ci senti, purtroppo c'è il wifi, la linea che ha qualche problema. Aspettiamo qualche secondo se riusciamo, perché avrei ovviamente piacere di far vedere a tutti. A vedere se riusciamo nuovamente così. Qualche secondo di pazienza. Sì, l'upgrade di Wi-Fi serve a molti negozianti, penso anche nel suo. Ce l'ha ancora lei il negozio? Ce l'ha ancora? Vediamo. Eccoci qua, eccoci qua. Qualche secondo di pazienza. Eccoci Mario, scusaci, ma c'era la linea che ci aveva abbandonato, quindi avevamo perso l'immagine e ci tenevo che Sì. almeno riuscissimo a vederla, ecco, più nitida in questo momento, ok. E questa è quello che dico ogni tanto quando vengo qui e sono così, sto così, è la tolda della mia nave ammiraglia, perché è il negozio che questo negozio è stato fatto nel 57 da mio nonno per mio padre, che aveva 27 anni. E lo condusse dal primo giorno, quindi dal primo giorno del 57 mio padre ha lavorato in questo negozio e mio nonno continuò nel suo negozio in via Maqueda, che era un negozio che fece nel 33. E in questo negozio c'è una tradizione importante di marchio dell'olio, perché oltre all'insegna, che ovviamente l'insegna, la famiglia, cioè, c'è questa, perché il mio bisnonno cominciò con una camicia, oltre che col negozio faceva, cominciò con una camiceria. Camiceria che poi tolsero subito, per cui visse 10 anni, ma continuò, diciamo, continuarono a farsi fare camicie, cravatte, giacche, tutto, con, secondo le loro indicazioni di gusto, di stile, eccetera. E quindi questo negozio ha ancora un'importante quota, direi potentissima, anche perché se è quella su cui curiamo forse più di ogni altra cosa l'aspetto della qualità, l'aspetto del dettaglio stilistico, l'aspetto del dettaglio di tessuto. Ci sono ancora alcune cose fatte come si facevano una volta, però riportate a un consumatore, a un cliente contemporaneo a cui piace essere in tutto assolutamente contemporaneo. Quindi questa è una bella nota che io ho mantenuto, anzi ossessivamente mantenuto in questi anni, dove tutto si cercava il prodotto più, se vogliamo, più semplice, no? Più semplice non parlo dal punto di vista, più semplice anche dal punto di vista della proposizione, più semplice dal fatto dell'accettazione, perché non sempre ovviamente è facile. Un marchio noto è più facile da vendere che un marchio non noto, e così via. Sappiamo bene di cosa stiamo parlando. Certo, certo. E questo invece l'abbiamo mantenuto, anzi, abbiamo fatto delle scelte precise di,
di investimento negli ultimi, se vogliamo, 20 anni, e devo dire che con grande soddisfazione ai nostri clienti, che ovviamente sono addicted, cioè nel senso che ce n'è tanti addicted al nostro prodotto, alla nostra proposta, eccetera, perché ha ovviamente le caratteristiche anche Guarda, di siccome infatti pubblicità. la linea adesso è perfetta, se riesci a far vedere qualcosina in più te ne siamo grati. Perché, Ma guarda, questo è. ripeto, poi dopo invito come sempre chi potrà e chi vorrà rimettersi in viaggio quando avremo possibilità, comunque una visita, siamo all'interno della vostra boutique storica, che poi è quella da dove tutto è partito e poi da questa sono nati altri due punti vendita molto diversi, moderni, dedicati alle linee più fashion che sono situati più verso via Libertà. Qui siamo in via Ruggero VII, quindi è dove Questo parte un po' tutto, logicamente sotto i portici. sì, questo è il mentre questo tutto l'altro piano dove eravamo prima ha avuto tante trasformazioni in questi anni, in questi 60 anni, quanti sono, perché è stato ampliato, però è rifatto sempre, ovviamente filologicamente. Questa parte di su, a parte poche cose sulle luci, non è mai cambiata. E quindi è rimasta così, senza nessuna, come dire, vero cambiamento o stravolgimento. E ha un po' questo, riporta a una certa attualità anche, perché l'uso dell'ottone, l'uso di alcune cose insieme di un certo tipo di design, perché questo fai conto 57, quindi ancora un pochino. Pochissimo, diciamo, era già su un avvio, diciamo, di stile contemporaneo, per cui giù infatti abbiamo quelle tipiche librerie degli anni 50 che diventarono ovviamente appenderie e strumenti espositivi. Senti, in conclusione ti faccio le ultime due domande. Ti chiedo, quali sono le tue fonti di ispirazione in generale? Tu so che sei anche attivo, sei curioso dal punto di vista dell'arte, dal punto di vista della musica, oltre che ovviamente dal punto di vista della lettura. Ma vabbè, sì, chiaramente la lettura, vabbè, quella insomma, di base va da sé, sebbene questo lockdown non sono riuscito, no, sono riuscito a leggere un racconto, soltanto un racconto, un lungo racconto, Però ma. ti abbiamo visto, per chi ti conosce, ovviamente impegnato molto dal punto di vista della salute, della cura della persona, perché sei una Sì. persona che ama mangiare bene e soprattutto ama allenarsi, tu sei un corridore. Sì. Io mi sono fatto una promessa da un po' di anni di impegnarmi nel fare almeno una maratona l'anno. E quest'anno la mia maratona era quella di Helsinki, questo sabato, quindi tra 3 giorni, il 16 maggio, e chiaramente è stata cancellata, logicamente non è stata cancellata nei miei programmi ed è stata cancellata dal programma della città di Helsinki, che l'ha ovviamente rinviata a settembre-ottobre, credo, perché questo è un filo ideale con un tipo di allenamento, no? Perché è un allenamento che ha la cura del fisico, ma anche ha la cura un po' della resistenza, dell'impegno, della costanza dell'impegno, ecco appunto, della cosiddetta resilienza. E devo dire che, insomma, bene o male, con qualche alto e basso ci riesco. Ecco, ci sono riuscito negli ultimi 15 anni, in qualche maniera, ci sono saltato qualche volta un anno, qualche volta il 2018 l'ho saltato, ma insomma, cerchiamo di riuscirci. Invece no, mi stavi chiedendo prima fonti di ispirazione. Fonte di Sì. ispirazione. La mia fonte di ispirazione più importante è sicuramente quella di è l'arte. L'arte nelle sue proposte più sono molto incuriosito dal seguire aspetti che possono essere mostre, mostre, musei. E devo dire che le cose che più mi hanno sempre, da 20 anni a questa parte, nei miei viaggi, quando riesco a ritagliarmi quelle 2 ore e perdermi
in un posto dove c'è tanta arte da guardare, perché proprio è un momento di assoluta per me, perché mi perdo e a quel punto c'è una rigenerazione veramente delle proprie corde più intime, corde più profonde, che è veramente straordinaria. E devo dire che questo non, anche nei viaggi di lavoro, perché spesso lo faccio anche durante i viaggi di lavoro, perché mi riesco un po' a ritagliare, vedo che cosa c'è. Per esempio a Parigi spesso ci sono tante cose molto, molto interessanti di queste mostre Mario. Ti ringrazio per questa chiacchierata e per questa visita virtuale all'interno della vostra storica boutique. Grazie per avermi dato questa opportunità, Federico, invece, di averci messo anche tu la faccia e di aver raccontato la vostra storia. Due parole io su di te, che devo dire, ti voglio fare. Ti voglio dare, come dire, un piccolo... Hai pochissimi secondi, poi cadrà la linea, quindi non... Perché sei stato molto bravo nel tuo percorso, nel mantenerlo, nell'arricchirlo e nell'evolverlo. E grazie, devo dire, infinitamente, ti ammiro, Mario, tantissimo.